19 febbraio, Beato Alvaro de Cordova, o Cordova, frate dominicano e sacerdote, e lo sviluppo della pratica della Via Crucis in Occidente. Un video a cura del Movimento Domenicano del Rosario. La documentazione sul Beato Alvaro è piuttosto discreta, diremo, come discreta è stata la sua vita privata e personale, per lasciare però spazio alla sua vita pubblica, alla sua missione di frate domenicano e sacerdote predicatore, un vero gigante della famiglia Guzmana e un prezioso sostegno per la Chiesa. Si conosce la data approssimativa della sua nascita intorno all'anno 1360, mentre conosciamo bene che nel 1368 entrò nell'ordine dei predicatori. Per molti anni fu docente di teologia presso l'Università di Salamanca e in quel periodo fu anche confessore del re Juan II di Castiglia e della regina sua madre. Contemporaneo ad un altro grande domenicano, San Vincenzo Ferrer, fu coinvolto nella grave situazione del suo tempo, sia riguardo della vita sociale e pubblica, quanto alla vita della Chiesa nel suo grave scisma, e con lui contribuì a sottrarre seguaci all'antipapa Benedetto XIII, predicando la pace, la concordia e la fermezza circa l'ineluttabile difesa della sacra dottrina. Per questa sua fedeltà alla Chiesa, il Beato Alvaro fu incaricato di applicare la riforma interna all'ordine avviata dal Beato Raimondo da Capua, maestro generale, e tra il 1418 e il 1420 lo vediamo missionario a predicatore a Roma e in Terra Santa. Colpito dalla pratica della Via Crucis, già vissuta in Gerusalemme dai cristiani dal III secolo, Alvaro ne resta intimamente colpito. Bisogna sapere che la Via Crucis, nel senso attuale del termine, risale al Medioevo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle, San Francesco d'Assisi e San Bonaventura da Bagnoregio, per la loro devozione affettuosa e partecipe, prepararono il terreno su cui sorgerà il Pio Esercizio. Già intorno al 1294 un frate domenicano, Rinaldo di Monte Crucis, nel suo Liber Peregrinationis affermava di essere salito al Santo Sepolcro per viam per quam ascendit Christus baiulans sibi crucem, per la via attraverso la quale saliva il Cristo portando la croce, e ne descrive le varie stazioni, il palazzo di Erode, il litostrato dove Gesù fu condannato a morte, il luogo dove egli incontrò le donne di Gerusalemme, il punto in cui Simone di Cirene prese su di sé la croce del Signore, e così via. Senza nulla togliere alla spiritualità francescana che diede le basi per la meditazione della Via Crucis, è però giusto ricordare che tale pia pratica nella forma attuale, con le 14 stazioni disposte nello stesso ordine, è attestata in Spagna, appunto, ad opera del nostro Beato Alvaro. Dalla penisola iberica essa passò prima in Sardegna, allora sotto il dominio della corona spagnola, e grazie anche alla predicazione francescana giunse poi nella penisola italica. Qui incontrò un convinto ed efficace propagatore in San Leonardo da Porto Maurizio, frate minore, instancabile missionario. Egli eresse personalmente oltre 572 via crucis, delle quali è rimasta famosa quella eretta nel Colosseo, su richiesta di Benedetto XIV, il 27 dicembre 1750, a ricordo di quell'anno santo. Tornando al nostro Beato Alvaro, ritornato dalla Terra Santa, si dedicherà con tutte le sue forze alla costruzione del nuovo convento San Domenico di Scala Coeli, presso Cordova, che, ancora esistente, diverrà la culla della riforma domenicana in tutta la Spagna.
In questo convento fece costruire degli ambienti molto simili a quelli visitati a Gerusalemme per ricreare un clima contemplativo e meditare più profondamente la passione di nostro Signore Gesù Cristo, dando molto risalto alla presenza della Madre durante la Via Crucis e in silenzio ai piedi della croce, la Dolorata. Chiunque visiti la Spagna ben conosce la sua tradizione legata alle tante vie crucis che si snodano nei vari paesi durante la Settimana Santa, attraverso una vasta ricchezza di opere d'arte che ritraggono tutte le varie stazioni. Questa sacra rappresentazione, iniziata dalla fervente predicazione del Beato Alvaro, fu imitata da altri conventi, dando origine alla devozione tanto bella della Via Crucis, così cara alla pietà cristiana. Beato Alvaro non ha lasciato nulla di sé, non parlava di sé, facendo proprio il motto domenicano, parlava con Dio o parlava di Dio. Di notte si recava in ginocchio a una grotta molto distante dal convento, dove, imitazione del Santo Padre Domenico, pregava e si flagellava per la conversione dei peccatori. Questa grotta divenne poi meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli. Il suo esempio di santo sacerdote, di frate incorruttibile, umile e caritatevole, discreto riguardo a sé ma tenace per la difesa della dottrina, gli fecero guadagnare dal Cristo il dono della profezia e dei miracoli, dando così forza alla sua predicazione di riforma religiosa e dei costumi. Morì il 19 febbraio del 1430, venendo sepolto nel convento da lui fondato. Papa Benedetto XIV il 22 settembre 1741 ha approvato il culto. Cari amici, solitamente in febbraio siamo già in Quaresima o giù di lì e la storia che vi abbiamo narrato susciti in tutti noi sentimenti di vera compassione verso Gesù, afflitto e caricato della croce per la nostra redenzione. La predicazione del Beato Alvaro, fatta con le immagini vive della passione del Cristo, riformi le nostre coscienze e il nostro cammino quaresimale. Preghiera dalla liturgia propria. O Dio, che hai arricchito il Beato Alvaro con la grazia dell'amore e della penitenza, per sua intercessione ed esempio, concedi di portare nel nostro corpo le sofferenze di Cristo e nel nostro cuore l'amore per te. Amen.